Noi abbiamo pubblicato la campagna il 28 di ottobre. Ma vi do un aggiornamento. Fatturato generato a ieri è di 530.000 euro. Io volevo fare la differenza rispetto agli altri negozi. Fino al 2015-16 avevo lavorato sui social e basta. Ho cominciato a vedere i primi video di Frank. Non erano del mio settore, ma ho cercato di capire come applicare quelle idee, quelle metodologie al mio settore. Sono Daniela. Io è da 30 anni che mi occupo delle vendite. C'è da dire che da quando abbiamo iniziato con Metodo Merenda è cambiato tutto. Nel 2021 abbiamo preso l'iscrizione completa di tutto, abbiamo fatto tutti i corsi. I risultati sono stati eccezionali perché immediatamente, subito, posizionamento dell'azienda all'interno del mercato. Fondamentale, fa tutta la differenza del mondo perché tutto diventa poi più facile. Prima facevo fatica a fare qualsiasi cosa e sbagliavo perché io vendevo tutto a tutti. Considerate che la più grande casa motociclistica al mondo, che era Honda, nel 2020 ha fatto un contratto con me per vendere le loro moto in tutta la mia zona, che è Monza Brianza, che è la zona più ricca d'Italia in assoluto. Ok? Aspettate, perché io in realtà il contratto con Honda l'ho stracciato. Era solo per prendere l'applauso. E sapete perché l'ho stracciato? Perché loro volevano che io vendessi dallo scooter 50 alla supermoto. Ma io volevo di più. Quindi l'idea era concentrarsi, focalizzarsi, posizionarsi. Qual era il miglior brand in assoluto? Ducati. Noi abbiamo pubblicato la campagna il 28 di ottobre. Fatturato generato al 24 novembre era di 450.000 euro, ma vi do un aggiornamento, un update sui risultati della campagna, perché il fatturato generato a ieri è di 530.000 euro. Se noi promettessimo a qualsiasi concessionario, cioè guarda, avviamo delle campagne e in un mese stampi 530.000 euro, in tanti secondo me direbbero di sì, ma senza venditore vincente, senza Tana delle Tigri, che serve ad automatizzare la vendita dentro l'azienda, e senza delle campagne, sei un concessionario come tutti gli altri. Ho venduto la moto più costosa ed esclusiva in assoluto al mondo, che è la Ducati Superleggera. Ne hanno fatte 500 esemplari, costa 120.000 euro nuova ed è stata venduta a 140. E arriva da qua, eh. Vi dirò una cosa in più. L'abbiamo venduta la moto, eh. Quello che è successo, che mi impressiona ancora di più, è la settimana dopo. È arrivata la seconda Superleggera nel nostro showroom per essere venduta. Stiamo parlando di moto che ne hanno costruite 500 al mondo e noi ne abbiamo due. Cioè, non esiste un negozio al mondo che ne abbiano due. Il 28 arrivano tre moto dal Veneto, che sono una, addirittura è una Aprilia X. Ragazzi, ce ne sono 15 nel mondo. Ecco, questo è uno dei difetti che fa venire qua a studiare, impegnarsi, e questo è un investimento puro che secondo me rende.